Romeo e Giulietta appartengono a tutti, da sempre. C'è sempre il momento dell'addio per il grande autore che coincide con la prima rappresentazione. I personaggi non appartengono più a lui, ma al mondo. C'è però un momento segreto dove tornano le sue nostalgie. E che noi non possiamo sapere, ma possiamo immaginare, per capire un po' di più, per divertimento. E così abbiamo pensato a Romeo e Giulietta nell'opera di Charles Gounod, la prima volta quando in una sua casa di campagna si è affacciata la sua fantasia nel suo ambiente. La figura di Giulietta nel momento più drammatico, quando, dovendo prendere il filtro che l'avrebbe portata ad una falsa morte per liberarsi dal matrimonio non voluto e potersi dedicare a Romeo, è presa dalla paura. Funzionerà il filtro? E se morisse? E se incontrasse nella tomba le persone che le vengono incontro minacciose, e poi un atto di coraggio, di fede, deve bere. Là dove ha creato un suo piccolo rito propiziatorio, trasforma la paura in un atto trionfale d'amore. Che devi andare.